Buongiorno ragazzi, una delle routine che mi sono messo di fare quest'anno è sicuramente quello di ritornare in palestra o almeno andarci più frequentemente di prima. Una volta io andavo un sacco in palestra, facevo anche Muay Thai, poi quando sono arrivato qua ho un po' smesso perché i miei orari di lavoro sono cambiati, non ho mai orari fissi e quindi un po' più difficile. Comunque adesso stiamo andando in palestra, vediamo cosa è successo, cosa è cambiato dall'ultima volta che sono venuto qua, che è circa 5 mesi fa. Ok, iniziamo allora ad allenare le spalle. Qui c'è un bello specchio, vedete? Dove posso specchiarmi mentre mi alleno. Vi posso dire anche il prezzo della palestra, che costa 40 peso al giorno e invece con l'istruttore 100 peso, quindi veramente poco rispetto all'Italia. Bene, faccio 4 serie di ognuno, sto facendo le spalle e un po' i tricipiti. Sto mettendo il cellulare in posti più disparati per fare questo video. Comunque, questa è una palestra così, ma qua ci sono anche molte catene famose in tutto il mondo come Anytime Fitness, dove puoi prendere l'abbonamento e usarlo in tutto il mondo, nel senso se io lo prendo qua in Italia posso usarlo lo stesso. Però certo costa come un... non costa così poco come qua. Qua solo 40 peso al giorno, sono circa 50 centesimi in euro, pochissimo. Quindi mi conviene qua anche perché è vicino a casa. Ho finito il mio allenamento, ora dopo l'allenamento ci sta la prova costume, ora vediamo se ci sono benefici o no. C'è ancora tanto da lavorare. Come vedete sono ancora abbastanza molle, da tanto che non vado in palestra, ho mangiato tante schifezze in questo periodo. Ora ho finito, pagherò 100 peso perché l'istruttore mi ha aiutato, quindi sono circa 2 euro, ora glieli do, sto aspettando che arrivi e poi torno al ristorante a mangiare un po' di carboidrati. Ok ragazzi, ho finito la palestra, sono qua con l'istruttore Alfred. Ho finito, ora vado giù alla moto che ho parcheggiato qua sotto. Come vedete oggi non sono vestito da palestra perché in teoria non dovevo andare, ma comunque sia non ci sono regole che ti impongono di avere determinate scarpe o maglietto o modi di vestire, quindi puoi andare più o meno come vuoi, molti sono in ciabatte là, quindi non è un problema, a meno che tu non vai nelle grandi catene di palestre che là ci sono delle regole più ingenti, però così non c'è problema. Vedete dove siamo? Siamo su una grande strada. Io, il mio ristorante è qua vicino, non è lontano, guardate com'è qua. Parcheggiato qui. E noi ora ce ne torniamo. Bene ragazzi, adesso prendo la moto e vado al lavoro. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!